sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e Ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295. costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 alle Fornasette di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home. La tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Alla riga Monticeppi si affrontano la formazione di casa di mister Luciano Foschi e l'arzignano Valchiampo di mister Giuseppe Bianchini. Entrambe le formazioni reduci da un buon periodo, il Lecco vuole continuare l'assalto all'alta classifica. E allora 4 minuti, Bunino, grande azione sulla destra, dentro il pallone, un tiro in porta, ma la palla quando la tocca Saio è già uscita oltre la linea di fondo. Dall'altra parte al nono, Chester lavora il pallone, il tocco dietro, c'è il cross di prima intenzione, Grandolfo ci prova, posizione difficile sul cross di Davi. Arzignano, buono lo spunto, il momento degli ospiti, ancora un tentativo alla lunga distanza, questa volta però tutto molto difficile. Dall'altra parte ancora il Lecco, il cross dentro, c'è un primo colpo di testa, Ilari si coordina ma col corpo sbilanciato all'indietro, mancino finisce in curva nord. 23esimo dal calcio d'angolo il Lecco, è uno schema, Girelli conclude bene con l'interno destro, la palla gira bene ma troppo alta, Ilari dentro il pallone, il velo di Girelli, Pinzauti gli rimane lì, per poco non riesce ad agganciarla. 27esimo, dentro il traversone, Bunino rincorre il pallone, porta a spasso la difesa dell'Arzignano, il Lecco avvolge la formazione ospite, palla dall'altra parte, il cross lungo, un colpo di testa, Zambataro realizza il gol del vantaggio per il Lecco, col mancino il numero 23 ritrova il gol dopo un periodo di appannamento. Oggi prestazione convincente dell'esterno di Foschi. Out una settimana prima per febbre. Si riprende la fascia, si riprende il Lecco, Zambataro. Rivediamo il colpo di testa da allontanare, poi col mancino. Anche una piccola deviazione di Davi probabilmente che spiazza Saio. Dall'altra parte il calcio d'angolo allontana in qualche modo la difesa del Lecco con Battistini. C'è però Casini che rimette dentro un colpo di testa di bordo e poi Chester con il collo semiesterno destro, palla all'angolino, non può nulla Melgrati. Pareggio dell'Arzignano dopo la mezz'ora, immediato, è durato pochi minuti il vantaggio del Lecco. Rivediamo Casini, colpo di testa di bordo, allontana ma non bene Enrici e poi Chester pregevole alla sua soluzione nel cuore dell'area, 1-1. Tutto da rifare per il Lecco. Enrici si è un po' stordito anche dall'azione di poco prima. Qui si fa soffiare il pallone da Parigi dentro. E poi attenzione perché Melgrati deve dire no. Si salva la difesa del Lecco. Ma grande, colossale occasione per l'Arzignano. 39esimo, Zambataro. Punta l'uomo e lo salta, Davi dentro il pallone, Girelli, vogliono un tocco di mano i giocatori del Lecco, non è di questo avviso Iacobellis di Pisa che dirige la partita. Questo quanto successo, palla che colpisce il braccio, sembra abbastanza attaccato al corpo e congruo il movimento. Lepore, inizio ripresa, da buona posizione centrale, niente da fare. Ilari qui, la palla che si impenna e poi Ilari va a commettere una sciocchezza colossale, rosso diretto, non ci deve neanche pensare Iacobellis. Rimane a terra Casini. Si rende subito conto Ilari del fallaccio, alza la gamba e colpisce praticamente in zona collo, volto, il numero 4, l'MLM. Acquisisce gli spogliatoi Ilari. Lecco però continua con Bunino, non inquadra la porta. Continua ad attaccare, anzi, la formazione di Foschi con Tordini che rileva. Pinzauti oggi un po' in ombra, continua ad attaccare, qui ci prova intanto con la conclusione di Barba, deviata l'Arzignano, ma è un Lecco che gioca bene in 10 contro 11,
65esimo, dentro il pallone di Zambataro, attenzione a Zuccon che va fino in fondo, la mette dentro, Tordini un passo ed è il gol del 2-1, non può nulla Saio che tocca con il piede, Tordini ritrova il gol a un anno di distanza abbondante dopo gli infortuni, la paura nel tornare in campo, i tempi dilatati. Tordini, Mattia Tordini ritrova il gol importantissimo e l'Eco ritrova Mattia Tordini che può essere il jolly, l'uomo in più in questo finale di stagione in cui l'Eco si gioca la Serie B. Zuccon va fino in fondo, bellissima la palla a difesa scoperta su Tordini, intelligente la scelta del numero 11, Folletto Bluceleste fa un passo, elude l'intervento della difesa, non succede più nulla, poi nel recupero tentativo dalla lunga distanza di Davi. Ma la partita di fatto si spegnerà qui, è l'ultima occasione per l'Arzignano, 96esimo. Vince l'Ecco che va momentaneamente in testa in attesa della partita degli avversari, ma è un Lecco che decisamente in palla lotta ancora per il vertice, per la promozione in Serie B.